La domanda la faccio io, poi ti lascio ai colleghi che invito poi a presentarsi nel momento della domanda. Mister, queste prime sensazioni, queste prime ore nello Verdi, come le stai vivendo? Intanto buongiorno a tutti. Vi ringrazio di questa presenza perché non me l'aspettavo così tanta gente, tanti giornalisti, tifosi, io vi ringrazio. Devo ringraziare la proprietà in assoluto, dal presidente, il direttore sportivo, a tutti quanti quelli che compongono questa proprietà qui, perché se ho scelto Pordenone l'ho scelto per tanti valori che mi avvicinano a loro. Mi avvicino al territorio per la voglia, l'umiltà, la determinazione che il Pordenone ha fatto in questi anni per arrivare a questo livello, che sappiamo bene che non è facile in una città, magari che non è grandissima, però che ci sono dei tifosi ormai da tanti anni, arrivare in Serie B e starci per 3 anni e soprattutto per come ci sono arrivati, con un percorso. È quel percorso che oggi ho scelto Pordenone per poter riprovare a risalire, chiaramente come ha detto il Presidente, in questi 2 anni qua, di costruire una squadra insieme al direttore, insieme alla proprietà, una squadra capace di essere protagonista con tutte quelle che saranno per vincere il campionato. Quindi il campionato Serie C è difficile. Sicuramente è difficile, come abbiamo visto, magari ci sono squadre che ci provano da anni spendendo molti soldi e che non ci riescono, e allora qui subentra magari l'allenatore, la proprietà, i tifosi e i giornalisti. Non lasciare a casa nessuno, cioè tutti devono metterci del proprio per poterci darci una mano, per poter ripartire, ricostruire quello che il Pordenone ha fatto già, e dare fiducia a tutti. Io da quando sono arrivato sono straordinario, cioè ho dentro di me una voglia, un entusiasmo, una fiducia al di sopra della normalità. Perché? Perché quando ti scelgono, parlo per gli allenatori, questo qui, quando ti scelgono persone che tu comunque da di fuori che ti piacevano, perché a me il presidente, magari il direttore l'ho appena conosciuto, un po' meno, ma il presidente lo conoscevo dalle interviste, dal modo di fare, dalla città che comunque fatto qualcosa di straordinario, e quando ci sono queste cose qui è bello perché ci sono quei valori che io apprezzo, che sono del lavoro, dell'umiltà, come ha detto il presidente, delle volte del profilo basso, però un profilo basso che ha voglia di tornare protagonista. Ed è questa la cosa che mi ha spinto ad accettare Pordenone, mi ha spinto ad accettare ad essere un ramarro, se posso dirlo. Posso dire, adesso un ramarro e ad altri. Rappresentare questi colori nel meglio possibile che posso dare, perché dal primo giorno che sono arrivato all'ultimo giorno che sarò qui, io sarò sempre sul pezzo, con passione, con cuore e con tutte quelle capacità che fino a oggi mi hanno portato le esperienze passate a poter essere, diciamo, a condurre anche magari un po' per la mia esperienza, dare anche un aiuto a questa società, ai giornalisti, ai tifosi per poter crescere. Perché secondo me non si finisce mai di crescere, ma di imparare. Io da allenatore sono molto curioso, cioè tanti anni fa allenavo in un modo, negli anni mi sono un po' giustamente aggiornato, se si può dire, e non si finisce mai. Poi è il campo che decide le sorti di un allenatore, lo sappiamo. Però il lavoro, vedrete che sarà un lavoro veramente fatto da me e da tutti quanti quelli che compreranno il mio staff, di passione, di cuore, di determinazione. Noi dobbiamo tornare a essere il Pordenone cattivo che i tifosi vogliono vedere fino al 95esimo, che hanno visto già negli anni e che vogliono rivederlo. Perché quando si retrocede, la cosa più difficile, parlo per me, ma non per me e per la proprietà, è saper ridare fiducia ai giocatori e all'ambiente. E noi siamo qui per questo, e poi provare anche a fare in questi 2 anni, provare ad arrivare al nostro obiettivo. Roberto, senti, mi chiedo, 9 vittorie nelle ultime 60 partite, c'è davvero da riportare grande entusiasmo e anche ridare mentalità vincente, perché appunto anche il Presidente prima ha parlato, 13 gare perse per 1-0, quindi perché poi l'altro è l'avversario è vincente, di poco, ma comunque
c'è tanto da fare, ecco, in questo. Sì, soprattutto che lo posso dire, come ho detto al direttore, lo dico anche al presidente, qui ci vogliono solo giocatori che hanno fame e che hanno mentalità di voler essere protagonista un'altra volta. Quindi io, a prescindere dalla rosa che poi che ci sia oggi, ci sono tanti giocatori sotto contratto, io ho detto al direttore, a me non mi interessa il nome, non mi interessa chi sarà, a me interessa solo capire che ci sono uomini e giocatori che hanno grandissima fame di voler essere protagonisti. Chi non ha questo può, cioè nel senso, può entrare nella società e farà di conseguenza. Questo è il primo, penso, sasso, se si può dire, oppure mattone per poter ricostruire quello che è il nostro pensiero, la nostra mentalità. Perché tanti tifosi, ma come il presidente in primis, che è un tifoso come tutti voi sicuramente, vedere quando si retrocede, quando si perdono tante partite, si perde anche la fiducia. E questo bisogna dargli, metterci un punto e ripartire. Perché il Pordenone è stato capace di fare questa impresa, di fare 3 anni in Serie B, di arrivarci con una programmazione, con degli uomini, con delle idee. Ed è quello che bisogna ripartire. Io sono qua per questo motivo.